le news di Grand Annette. Iniziamo con la cronaca. Durante l'udienza di martedì 10 luglio del processo per l'omicidio di Fatima Mossaid, la ragazza uccisa con 49 coltellate nella sua casa a Dronero il 7 febbraio 2011, il pubblico ministero Attilio Hoffman ha chiesto per l'imputato cittadino marocchino Abdelilah Mabrak la pena dell'ergastolo, con l'aggiunta di ulteriori 6 mesi di isolamento diurno per l'imputazione di furto e calunnia. Gli avvocati della famiglia della vittima e di Ivan Vercellone, il ragazzo accusato inizialmente dell'omicidio di Fatima, hanno presentato 2 richieste per danni morali e materiali nei confronti di Mabrak. La prima da 1,5 milioni di euro e la seconda da 50.000 euro. La prossima udienza del processo è prevista il 16 luglio con l'intervento della difesa. La notte tra la domenica 8 e lunedì 9 luglio, sulla piazza di Borgata Maddalena Pontechianale, la gioielleria Il Monile ha subito un furto con scasso. Dopo aver distrutto la serranda e la vetrina del negozio con un'auto rubata, i ladri hanno prelevato i preziosi. La vettura è stata poi ritrovata poco distante. Un muratore 48enne, da poco rimesso in libertà, è stato arrestato la sera di lunedì 9 luglio dai carabinieri della stazione di Corte Emilia. L'uomo, recluso ora nel carcere di Alba, aveva picchiato senza alcuna ragione la moglie, una pensionata 70enne originaria di Genova, per poi minacciarla con coltello da cucina. E veniamo ora all'attualità. Alle ore 12 di martedì 10 luglio, dopo una chiusura per lavori, ha riaperto l'aeroporto torinese di Caselle, che era stato sostituito per 4 giorni dallo scalo di Le Valdigi. Da venerdì scorso, ai collegamenti tradizionali dell'aeroporto cuneese, si sono aggiunti quelli del colosso low cost Ryanair per Torino. Durante il weekend, alle Valdigi, sono transitati oltre 6.000 passeggeri. Siglato l'accordo regionale sul prezzo del latte alla stalla relativo al 2012-2013 per il territorio regionale piemontese. Secondo il principio dell'indicizzazione, per il mese di maggio la quotazione del latte si avvicina ai 37 centesimi al litro con uno standard di grasso di 38 grammi litro e uno standard di proteine di 33 grammi litro. Le variazioni sono legate alle qualità del latte. Alle ore 14.30 di martedì 10 luglio si sono svolti a Boves i funerali di Michele Melu Dutto, partigiano della Val Polla durante la Seconda Guerra Mondiale, deceduto pochi giorni or solo nella clinica Montserrat. Sergio Chiamparino, l'ex sindaco di Torino, ha visitato la mostra Raccontare il legno, promossa da Confartigianato Cuneo, sulla filiera del legno e sui suoi molteplici ruoli ed inaugurata sabato pomeriggio al filatoio di Caraglio. Ed è tutto per oggi, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.